Dottoressa Memoli, nella veste chiaramente di consigliere comunale e consigliere provinciale, in questo caso consigliere comunale con delega alla cultura, in arrivo 1 milione di kit per valutare se si è positivi o meno, insomma, come funzionerà? Che cos'è questo test? È un test diagnostico in vitro per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgM-IgG anticovid-19 nel sangue umano intero, che può essere prelevato o dalla vena o dal polpastrello. La confezione praticamente troviamo 40 kit, multipli di 40, e queste confezioni, questi kit, troviamo la salviettina bevuta d'alcol, troviamo la boccetta, le micropipette e gli aghi per pungerci. La procedura di come fare questo test, che modo si fa? Si estrae il kit e si lascia per 30 minuti nella stanza dove verrà effettuato questo esame. Si posiziona l'apparecchiatura per il test su una superficie ovviamente pulita e poi si inserisce questa goccina di sangue, che può essere, come dicevo prima, prelevato dalla vena oppure dal capillare, e dopo 15 minuti si può leggere il risultato. La cosa importante è che se il test è negativo, il risultato è veritiero al 100%. Questo che cosa ci permette di fare? Ci permette di fare uno screening in grado di valutare subito la presenza di anticorpi per poter avviare successivamente una fase sull'andamento dell'infezione. La Regione Campania è stata molto attenta, è molto attenta al problema, tant'è vero che ha provveduto almeno all'acquisto di 1 milione di kit, anche perché questi kit vengono dalla Cina e quindi sono stati testati sulla popolazione, diciamo, di cinesi, e quindi questo potrebbe essere di ausilio, ripeto, per gli asintomatici e per il pre-triage, ma poi successivamente, se ci dovesse essere, diciamo, la positività, bisogna fare i dovuti, diciamo, controlli. La cosa importante è che se il test è negativo, il risultato è veritiero al 100%. Questo che cosa significa? Significa che ci permette di effettuare uno screening in grado di valutare subito la presenza di anticorpi per poter poi successivamente avviare una fase successiva sull'andamento dell'infezione.